RSC Radio Studio Centrale. Amici del salotto di Radio Studio Centrale, ormai lo sapete bene, ci ho preso gusto a fare qualche incursione di tanto in tanto nel salotto di Antonella, ma come sapete non sono mai da sola. Oggi ho il piacere, la fortuna e l'onore di essere al fianco di un'attrice straordinaria, ma soprattutto una persona meravigliosa che ho avuto la fortuna di frequentare per questo mese che è trascorso. Buon pomeriggio Ornella Muti, benvenuta nel salotto di Radio Studio Centrale. Ciao Roberta, grazie per quello che hai detto. Di me. Allora Ornella, tu ti trovi a Catania in questo periodo perché stai per portare in scena al Teatro ABC di Catania La governante di Vitaliano Brancati, un testo scritto nel 1952, sarai con la compagnia di Enrico Guarneri, diretti da Guglielmo Ferro. Dunque, La governante di Vitaliano Brancati, io entrerei subito nel merito della questione, una pièce decisamente impegnativa, principalmente per l'introspezione psicologica che tu, Ornella, hai dovuto fare nei confronti del personaggio Caterina. Sì, ma sai, io ho una mia tecnica, nel senso che io finché non sono nelle mani del regista leggo, penso, ma non do ancora una identificazione, perché poi magari vai e non è in accordo con quello che voleva il regista. Dunque aspetto, mi confronto con il regista, dico i miei dubbi, chiedo consigli, chiedo delucidazioni, dopodiché riesco a cominciare a costruire. È un personaggio intrigante per l'epoca, ma intrigante anche oggi, perché l'omosessualità femminile è un argomento di cui raramente sento parlare. Capisco le motivazioni di Caterina nella governante, delle sue gesta, soprattutto in quell'epoca, e capisco il tormento, la difficoltà di capire come comportarsi. È una donna talmente tormentata che non sa bene quello che fa. Non sa bene quello che fa, fra l'altro, appunto, un testo di Vitaliano Brancati scritto nel 1952 che tratta il tema dell'omosessualità femminile. In questo senso possiamo dire che Brancati è stato assolutamente moderno e assolutamente all'avanguardia per il periodo. Assolutamente sì, perché ripeto, visto che ancora oggi non se ne parla, per pensare di parlarne all'epoca al femminile, poi vuol dire che proprio era avantissimo lui. Abbiamo già parlato del rapporto con il regista Guglielmo Ferro, ma a questo punto io vorrei chiederti anche del rapporto con l'attore principale, ovvero con Enrico Guarneri, e anche con il resto del cast, con il resto della compagnia. Ma guarda, io non ho fatto molto teatro e l'ho sempre fatto con Enrico Lamanna, per cui con la sua compagnia o whatever. E questa per me è come un'esperienza nuovissima, perché io non sono un'attrice di teatro, probabilmente non ho le dinamiche degli attori di teatro, forse neanche la testa degli attori di teatro, per cui è sempre una sorpresa e un'avventura, soprattutto perché in teatro c'è una grande collaborazione, c'è una grande empatia uno verso l'altro. Gli attori mentre recitano guardano gli altri attori, si danno dei mini consigli, ti aiutano a capire, e questa compagnia credo che sia meravigliosa. Io non ricordo tutti i cognomi perché sono una frana, ma da Enrico, Saro Marco Rosario, Caterina, Turi, mi sembrano che mi hanno tutti accolto con grande affetto. Scusami, mi hanno tutti accolto con grande affetto e mi hanno proprio accolta, mi sono sentita che nessuno, perché è difficile per un'attrice come me all'improvviso entrare in un mondo che è già ben, come si dice, oddio mi sfugge la parola, è ben collaudato. Per cui ho sempre un po' di timore che non mi conoscono, pensano chi. Invece è un'avventura che si sta svolgendo in maniera fantastica. Guardare e recitare Enrico spesso a me confonde, perché mi dimentico quello che devo dire, perché mi piace molto osservarlo, è una grande lezione per me, un grande insegnamento. Qual è stata per te la difficoltà maggiore per entrare nei panni del personaggio Caterina? Beh, forse superare, voglio dire, oggi uno ragiona con delle idee diverse da quelle che sono nel 50, dunque oggi mi sembra che a volte lei sia un po'
troppo confusa, ma credo che questo sia proprio parte del tormento, altrimenti non esisterebbe. Dunque, è vero che Caterina può sembrare a volte cattiva, forse, o forse invece non lo è solo tormentata e confusa, anche quando agisce, forse che può sembrare in maniera non giusta, cerca di rimediare costantemente. Non è una cattiva, è una donna che fa fatica, per cui è difficile entrare in un personaggio così tormentato. Però non lo so, seguo molto quello che dice Guglielmo, che mi piace molto come mi dirige, per cui speriamo bene. Io ho avuto la fortuna di assistere alle prove e posso dire che secondo me il risultato è garantito. Ti faccio un'ultima domanda. La Sicilia e i siciliani sono parte integrante del testo. Così, a bruciapelo, un pregio e un difetto dei siciliani. Ma guarda, non lo posso dire a freddo. Credo che il più vada verso gli uomini siciliani, nel senso che mi sembra che gli uomini siciliani ancora mantengono una grande, come posso dire, sono l'uomo, lo so fare, so tutto io un po'. Che è anche abbastanza divertente, nel senso da vedere. Poi bisogna vedere se ci sono donne che soccombono, cioè questo poi è tutta una dinamica, però vedo che gli uomini siciliani sicuri sono. Sono sicuri assolutamente. Detto questo, l'appuntamento noi lo ricordiamo, è fissato per venerdì 18 maggio, sabato 19 maggio e domenica 20 maggio al Teatro ABC di Catania, La Governante con Enrico Guarneri, la sua compagnia e Ornella Muti per la regia di Guglielmo Ferro. Ornella, grazie per essere stata con noi su Radio Studio Centrale. Grazie a te Roberta, ma non solo per oggi, per tutto quello che stai facendo per me in questi giorni. Grazie a te, per me è un piacere. Alla prossima. RSC. Radio Studio Centrale. Radio Studio Centrale. Abbiamo parlato del cast della Governante, che è composto per l'appunto da Ornella Muti, Enrico Guarneri, Nadia De Luca, Rosario Marco Amato, Rosario Minardi, Caterina Milicchio, Turi Giordano, ma c'è anche una persona speciale, speciale soprattutto per Ornella, che è Naike. Ciao Naike, benvenuta su Radio Studio Centrale anche a te. Ciao. Allora, non è la tua prima volta a teatro, però è la tua prima volta a teatro con mamma. Raccontaci un po' quali sono state le tue emozioni e com'è stata questa esperienza. Mi diverto come una pazza anche perché il ruolo è molto piccolo e quindi non è troppo stressante, visto che lavoro con degli attori pazzeschi che fanno delle cose pazzesche, mi sarei sentita un attimo schiacciata con una prova più grande. Invece così è divertentissimo, sono tutti favolosi e sono onorata di partecipare a questa cosa. Ecco, io vorrei anche parlare un attimo del tuo personaggio, che magari ha sì una piccola parte, è vero, però è un ruolo molto importante. Certo, sono l'amante della governante. Basta, non vi svegliamo nient'altro, venite a teatro, venite a vederli. Teatro ABC, venerdì, sabato e domenica, 18, 19 e 20 maggio. Mi raccomando. Grazie, Naike.